Fermi o sparo, siamo armati. Siamo armati, lo giuro su Lenin. Non sembra uno del KGB, non riconosco l'uniforme. Magari è uno di noi, guarda quante armi. Non sparare, fratello, siamo dei civili. Ci sono donne e bambini qui. Vivi e lascia vivere, ok? Siamo rifugiati della linea rossa. In pratica, qui comando io, anche se non c'è nessuno da comandare. Tutti gli uomini capaci ci hanno preceduti di pochissimo con l'altra carovana. Pensavano di proteggerci, ma sono stati attaccati. Abbiamo sentito degli spari. Ora hanno smesso, ma non credo che i nostri siano sopravvissuti. Quindi non possiamo continuare. E se torniamo indietro, ci aspetta lo squadrone di esecuzione. Tu sembri uno che ci sa fare con le armi. Ci aiuteresti? Non è per me, davvero, ma sono in pena per i bambini. Allora adesso che facciamo? Come viviamo senza di loro? Potrebbero essere ancora vivi, non darli già per morti. Ma gli spari erano così forti e ora non c'è più niente. E se avessero vinto? Allora perché non tornano a prenderci? Potrebbero arrivare presto. Aspettiamo. Pensi che li abbiano uccisi tutti? Forse. O potrebbe essere andata peggio. E come? C'erano delle donne con loro. Yasha, se l'ignoranza è beata, tu devi essere l'uomo più felice della Terra. Allora, aiutiamo i nostri o no? E cosa vuoi che facciamo in due? Se sono nei guai, potremmo attaccare i banditi dal fianco. Prepariamoci allora. Non andate da nessuna parte. Chi protegge le donne e i bambini? Ma non possiamo lasciare che i banditi massacrino i nostri. Quello sconosciuto ci aiuterà. A guardarlo sembra valere come 20 di voi, comunque. Sei stato un idiota credere ad Andre il fabbro. Oh, è sicuro, ci arriverete in un attimo. E mi hai trascinata qui. E ora moriremo tutti per colpa del tuo stupido fabbro. Chiudi la bocca. Andre è un santo. Ci ha fatto uscire tutti e molti altri prima di noi. Sì, ci ha fatto derubare tutti dai banditi. E come diavolo poteva sapere dei banditi? Allora non dovrebbe andare in giro a dire che è sicuro. Che cavolate! E il KGB? Da loro ci ha salvato. E che differenza fa? I banditi ci ammazzeranno comunque. Razza di stupida! Non voglio neanche guardarti. Dimmi, Yasha, perché sei scappato? Per la mobilitazione, ovvio. Un ragazzo della tua età non dovrebbe stare lontano dai fucili. Mi avevano sempre ignorato, ma alla fine mi hanno chiamato alle armi. Mamma dice che con la fortuna che mi ritrovo ci lascio le penne appena arrivo al fronte. Che bel pallettone in pancia. Quindi mi ha mandato via con questa carovana. Calmata ai banditi. Da quanto pare è stato uno sbaglio. Sei ancora giovane. Forza, compra! Queste cose non le trovi da nessun'altra parte. Ma io... Questi proiettili sono davvero ottimi. Compreremo. Mi hanno dato una pensione. 100 grammi di funghi e un proiettile al giorno. E non mi lasciano chiedere l'elemosina. Dicono che è una vergogna per la patria. Quindi, fra tradimento... Guarda come luccicano. Comprane un po', tanto. A chi può essere utile uno come me? Quindi me ne sono andata, perché la guerra si avvicina e la nostra stazione si trova proprio nel mezzo. Durante l'ultima guerra la gente è scappata, ma dietro di loro c'era una squadra dei nostri stessi soldati, una Zagradotriad. Hanno sparato a tutti, donne, bambini, anziani, per impedire che il panico si diffondesse. Quindi ho imparato la lezione e sono scappata prima che iniziasse. Ed eccoci qua, bloccati. Sì, per voi alle stazioni periferiche è dura, ma noi non ce la passiamo tanto meglio. Mio marito è stato chiamato alle armi, quindi l'ho aspettato. Poi è arrivato uno dei suoi commilitoni. Ho pensato... Ecco, torna se ti serve altro. Ma no, era stato catturato dagli imperialisti. Questo vuol dire che la sua famiglia deve essere spedita al campo. Se ti arrendi, sei un traditore. Papà non è un traditore. Ciao. È un eroe. Un eroe. Un vero eroe. Certo. Thank you.
tiro di quella bocca, stronzo. Aiuto! Aiuto! Piantala di legnarti, non arriva nessuno. Beh, fratello, fatela tu perché non ho visto che. Io sto arrivando. Cosa non va? Dannazione, hai esagerato. Respira. Che cazzo ne so? Sembra un dottore? Cosa sei? Almeno ora sta zitto. Allora, continuiamo. Ehi, fratello, perché sei così Ehi, ragazzi, come va? Mi serve aiuto? Perché ci metti tanto? Dai, questo! Dove diavolo sei? Merda, mi state prendendo per il culo! Ehi! Thank you.
fratello è a terra! Sei morto, stronzo! Slegami. Grazie. Grazie, amico. Pensavo di essere morto. Li hanno presi tutti vivi. I bambini, le donne. Sposto il carrello così puoi proseguire. Se li segui, attento alla galleria tecnica. Ho sentito dire ai banditi che c'è una trappola. Vado a controllare. Se succede qualcosa, chiamami. Ok. Thank you.
Uomini, lanci!
a terra! Lo pagherai, bastardo! Un fratello è a terra!